Oh, ma mi fate parlare! State parlando da tre quarti d'ora! Ma Mourinho puro connette con te! Yeah. Buonasera, amici di Vapers for Passion! Buonasera! In questo video prima andiamo all'Ipercop. All'Iper. Andiamo all'Iper. Ci fumiamo una sigaretta elettronica. Sì, sigaretta elettronica, certo. Tornando alle cose serie, in questa video recensione vi parleremo di una box BF totalmente meccanica, made in Italy, non stampata in 3D, finalmente. Vi parleremo della Heimdall V3 di ST Mods. Detto questo, come al solito, solita tabella di marcia, quindi unboxing, la guardiamo da vicino, la proviamo e diamo le nostre considerazioni. Tiè. Go! Ecco, adesso cominciamo con l'unboxing della nostra boxettina di ST Mod. Questa box arriva in questa bella scatolina di legno. Come potete vedere qua sopra c'è scritto il nome inciso ST Mod, fatto probabilmente a fuoco, anzi sicuramente a fuoco, probabilmente con un pirografo. Andiamo a vedere l'interno della confezione. Qua subito abbiamo la nostra Heimdall V3, adesso dopo Kata vi spiegherà bene come è fatta, eccetera, eccetera. E di corredo abbiamo un altro sportellino e un piccolo manuale illustrativo della nostra box. Ora il buon Kata vi farà vedere, vi spiegherà un attimo qualche info a riguardo. Ecco la nostra Heimdall, corpo in alluminio anticorrodal fresato e ricavato dal pieno. Lucidato e anodizzato a colore, come potete ben vedere in questo caso è blu, ma ci sono varie colorazioni tra cui anche il verde e altre. Le dimensioni sono 74x44x24, quindi una box che è molto 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 piccola. Come potete vedere anche al suo interno, le dimensioni consentono l'alloggio di una sola batteria 18650, appunto, e abbiamo proprio pochissimi millimetri di bordo oltre la dimensione della nostra 18650. La box è tutta raggiata e contornata in macchina, le incisioni sono fatte su macchina a controllo numerico, le lamelle sono in rame da 0,5 mm, sono contornate, bulinate e levigate a mano. Il connettore è della DaVinci Mod, regolabile con filetto sinostrosso e anello sul pin per evitare che la lamella faccia contatto direttamente su di esso. Questo è un buon accorgimento perché oltre a dare più rigidità al pin condurrà molto molto meglio. La boccetta viene definita super soft anche se sembra un pelo più rigida delle comuni super soft, comunque sì, delle due preferisco così rispetto a come quella della Sva, ovviamente Sva con l'H finale perché stiamo parlando di una replica. Qui c'è il suggerimento per poter vedere la recensione di questa replica di una nota box italiana. E preferisco di gran lunga una boccetta un po' più dura perché quella lì era veramente troppo troppo morbida a parere mio. Il tasto è in resina colorata e abbiamo il blocco tasto stile Franca, avete capito di che box stiamo parlando? Potete vedere che in questo modo, girandolo così, adesso poi dopo ovviamente dobbiamo metterci la batteria, ma facendo pressione potete vedere che questo blocco tasto impedisce il contatto, ce lo tiene bello rigido. Poi dopo, nel caso volessimo sbloccarlo, gireremo questo anello in questo modo, in modo che siamo liberi di poter effettuare il nostro contatto, come vedete. Mi ero dimenticato poi di dire che anche il tasto è ricavato dal pieno, è da un blocco di resina ricavato dal pieno che ci fanno il tasto. Per la sicurezza, visto che comunque questo qua appunto è alluminio, quindi il corpo di questa box è conduttivo, questo implica che dal momento che c'è un pezzo di anodizzazione venuto via perché magari è caduto o non si sa cosa, dal momento che c'è il contatto col rame ovviamente, e se le lamelle dovessero fare contatto quella zona che è senza l'anodizzazione, ovviamente farete sfiammare la batteria. E dico in tutta sincerità che a me è capitato, sono stato disattento e appunto anche qui
apriamo e chiudiamo una parentesi, cogliamo l'occasione per dire, riferito al nostro video che facemmo sull'esplosione del tubo riguardo a persone che ci dicevano che avevamo avuto un atteggiamento, che avevano detto cose non carine, che era stato un atteggiamento un po' sbagliato per quello che era successo il fatto, ora dico io, dal momento che anch'io ho fatto sfiammare una batteria, poi non è esplosa, è solo sfiammata perché appunto sapendo come fare in queste circostanze l'ho tolta subito eccetera, quindi non ho avuto problemi per fortuna, però per dire che io sono consapevole che se questo è successo è stato solo ed esclusivamente un errore mio. Quindi ragazzi, il punto è che quando usate delle box meccaniche ricordatevi sempre di stare attenti a quello che fate. Chiusa questa piccola parentesi, dicevamo, perché appunto per questo motivo qua che vi ho appena spiegato è stata presa, adesso cerco di farvelo vedere nell'altra cam, l'accortezza di mettere un nastro dello stesso colore della box, che infatti si fa appunto anche fatica a notare, per isolare ulteriormente le lamelle, così il contatto delle lamelle non è direttamente col corpo ma su questo nastro isolante, che questa è una misura di sicurezza. Gli sportellini che appunto ve li ho fatti vedere prima, Miles, che sono fatti in plexiglass, le tolleranze sono fatte perfettamente, si incastra veramente alla perfezione questo sportellino, è fatto bene, tolleranze prese decisamente bene, la box è molto leggera, molto bellina, cioè ci sta, è molto 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 bellina, anche perché poi è piccola, compatta. Come vedete le batterie si inseriscono molto facilmente, quindi sì, fatta bene anche sotto questo aspetto, l'ho utilizzata un po', a me non ha sbucciato alcuna batteria e per come è fatto anche l'interno non credo che sia una di quelle box che hanno il problema che a volte fanno sbucciare le batterie, almeno non mi è ancora capitato, e non credo. Ovviamente la batteria all'interno, come già viene indicato qui, va inserita con il negativo in alto e con il positivo in basso. Ora che abbiamo visto la box per come è costruita, per come è fatta, ora con la batteria inserita possiamo vedere la corsa del tasto, che personalmente mi piace molto perché è abbastanza duro, a me piacciono i tasti un po' più duri, non troppo molli da premere. Al tempo stesso però fa un po' gioco, non mi piace molto come è incassato, ma credo che siano state cose già rivisitate nella nuova versione che sta per uscire. Questa qua, sì, il fatto che non è molto stabile il tasto è l'unica cosa che non mi piace, ma la corsa devo dire che non è male, perché è un pelo duro appunto. Poi vedete, come ho fatto vedere prima per il blocco tasto, adesso è così, qua mi basta semplicemente, senza batteria ovviamente, come vedete la praticità di togliere la batteria, senza la batteria lo inserisco così, mettendo la rotellina del blocco tasto in questo modo, vedete che non si riesce ad attivare, quindi il blocco tasto funziona. Grande figata quella del blocco tasto, perché per un sacco di tempo non ho preso box bottom feeder da portarmi dietro, semplicemente per il fatto che non avevano il blocco tasto e non mi sono mai sentito tranquillo ad avere qualcosa in tasca come una box artigianale BF stampata, quel che sia, senza neanche un blocco tasto, con la possibilità che me la possa attivare, magari mi basta sedermi, tenuta in un certo modo mi si attiva. Per come investo io, per come porto le cose, il blocco tasto è una cosa fondamentale in una box che mi devo portare in giro, io se no non le uso proprio quelle senza blocco tasto, quindi o se le uso a casa, ma poi non è che ne ho prese chissà quanto, principalmente adesso sto usando la Squeeze, ho usato la replica di quella famosa box che tutti conosciamo, e buona, quindi tutte cose elettroniche che si bloccassero. In linea di massima questa è la box, adesso la andiamo a provare e diamo due considerazioni. Eccola, la bestia, The Mini Beast. Andiamo alle considerazioni. Allora, intanto premetto che questa box mi è piaciuta parecchio, per una serie di motivazioni. La prima, finalmente non è una cacchio di box stampata in 3D, corpo in alluminio ricavato dal pieno e non è neanche in derry. Esatto, anche quella lì è una bella buzz. Questo ovviamente ha dei pro come dei contro, il fatto che esteticamente è così anodizzata è molto 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 bella a parer mio. Sì, forse se si graffia. Bravo, bisogna verificare questa cosa qua nel tempo e nell'utilizzo, se magari si graffia facilmente o no. Sì, oppure sì. Essendo anodizzata, la paura, il contro, che infatti volevo dire appunto quello, che oltre il fatto che sì, si può graffiare facilmente, poi dopo è dentro isolata bene, quindi più che per una questione di sicurezza, non è neanche tanto una questione di sicurezza, perché appunto dentro è isolata abbastanza bene, quindi
Non credo che il fatto dell'alluminio possa essere un problema per la sicurezza piazzata in questo modo, ma sì, più che altro che si può graffiare. Esteticamente forse non reggerà più di tanto nel tempo, ovviamente non si parla nell'arco di una settimana, raga. Poi dipende anche come l'ha tratto, ovviamente. Cioè, esattamente, come sempre. Costruzione veramente notevole, mi tocca dire, nonostante una semplicissima box a lamelle classica, con le lamelle. Tolleranze va super valide anche per quello che riguarda l'incastro della batteria, che non è una cosa scontata. Anzi, per niente, ho visto più e più box che non avevano questa precisione. Sì. Quindi punto a favore per quello che mi riguarda. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sotto questo aspetto ci siamo alla grande. Le dimensioni spaccano ovviamente perché la box è veramente piccola, come vi ho mostrato prima, appunto ci sta dentro la batteria, ci sono pochissimi millimetri sopra e sotto che sarebbe poi il contorno della scocca, quindi ci rendiamo conto che le dimensioni sono veramente molto molto ridotte. Come adesso appunto si va nel bottom feeder, di cercare di fare sempre delle box che siano il più piccole possibile. Come diceva lui appunto, sì, il fatto della batteria, perché personalmente c'è stato un macello con le box bottom feeder, tutte, cioè ho beccato sempre io quelle, però rega, veramente quelle lì con le lamelle così in un modo o nell'altro quasi tutte ti sbucciavano le batterie. Questa qua invece sembra fatta veramente veramente bene, calibrata bene, sì. Come dicevo prima, forse il tasto mi piace il fatto che c'è il blocco, mi piace il tasto in resina, mi piace la corsa, però forse un po' ballerino, sì, si poteva fare un po' più solido, questo è un piccolo appunto. E poi dopo, chi ci segue lo sa, noi non è che diciamo queste come critiche distruttive, ma noi speriamo che queste siano osservazioni costruttive per incentivare a cambiare. Poi dopo, se uno se la prende male, questo vale per qualsiasi prodotto noi recensiamo, se uno si prende male perché non, magari non indici quello che vorrebbe sentir dire eccetera, mi dispiace, non ve la prendete male, ma è un problema vostro, ma quello sì, ci guarda, perché noi lo facciamo con la massima buona volontà, solo di dare dei nostri pareri, che poi sono nostri pareri, non è che noi siamo idee scesi in terra, che noi diciamo che sono nostre osservazioni, come diciamo sempre, e sono a fin di bene nel dare il nostro contributo, per dare un consiglio, per eventualmente migliorare il prodotto e vedere cosa a parer nostro va rivisto. Quindi critiche da parte nostra sono costruttive, ma proprio per quello che è il nostro modo di recensire. Poi sì, comunque un difetto per magari quello che può essere un tuo gusto, ma non è una pecca, diciamo, che lo rende più o meno, sì, lo rende gli fa perdere di valore, eccetera eccetera. È una notazione, perché sì, un difetto, però in una scala di gravità dei difetti io lo metterei a neanche alla metà. C'è una cosa. Ora però parliamo di una cosa che mi ha veramente fatto di brutto di questa box. Ora la batteria è già un po' scarica, eh. La box spinge abbastanza, ragazzi, questa qua ha una resistenza molto molto alta, cioè queste qua sono 7 spire su punta da 3 di nichrome 24 in single coil, qui siamo più o meno sui 0,45 più o meno, non ho neanche misurato a dire il vero, cioè però per quello che è la box è veramente molto reattiva, spinge veramente tanto, anche perché finalmente intanto tutti che adesso usano lamelle in ogni materiale possibile, in palladio, in oro, in platino, in kryptonite per fare la roba che spinge di più, poi dopo magari mettono le tazze in acciaio, quindi pini in acciaio. Sì, che hanno il vantaggio che non si ossidano, però di sicuro poi dopo, cioè, metti la super benzina super potente il nostro, e poi dopo guidi una Panda 1000, allora. Sì, anche perché comunque, esatto, potete fare pull, ma neanche tanto quello, anzi, più che altro proprio il discorso che non ha neanche un senso. No, capito? Perché comunque poi dopo si va a perdere in conduttività. Quindi certo. Qua invece c'è la tazza che è in ottone con il collegamento, il connettore appunto con i pini in ottone, quindi questo gli conferisce appunto, come detto prima, maggiore conduttività. Questa è una cosa molto importante nelle box meccaniche, se si vuole avere un discorso di spinta prestazioni, secondo me appunto di curare anche il materiale della tazza, certo, e dei contatti, e non solo quello delle lamelle come fanno tutti, detta nostra. Quindi questo è stato fatto, altra cosa centrata, la box spinge bene. Il blocco tasto funziona bene, appunto, anche perché è una cosa impostata così fisicamente. L'unica cosa è che magari per poterlo girare dovete togliere la batteria, quindi ogni volta per dovete togliere. Secondi. Però come abbiamo visto la praticità, cioè, ragazzi, veramente. Tac, blocchi, rimetti in tasca e vai. Il blocco tasto è molto utile comunque per girare il box. Metti più tempo a togliere lo sportello che a togliere la batteria. No, veramente. Toglierlo e rimetterlo poi.
Per me il prodotto è assolutamente promosso, anche perché appunto andiamo qui in un altro discorso. Noi, come diciamo sempre, cerchiamo di non prendere mai parte a visioni ideologiche, a visioni spirituali delle cose, come quello che riguarda i cloni, eccetera, anche per quello che riguarda il discorso dei prezzi, dei valori di mercato che sono stati dati a queste box. Non ci addentreremo perché, come abbiamo detto in più occasioni, non è quello che ci interessa, perché non siamo qui a parlare di questo. Esatto. Però diciamo che per quello che è il mercato, per quello che è il valore del mercato, esatto, per come è stato impostato proprio sotto questo aspetto, questo è un prezzo che più o meno va attorno ai 150 euro, questa versione. Quindi rientra comunque una fascia media, cioè non più è... Che altro, sì, cioè questa qua costa più o meno come delle box stampate 3D. Però questa qua è una box di alluminio, appunto, qui rispetto alle box stampate 3D c'è un minimo, ovviamente non è che si parla che è un costo di materiali di 840.000 euro. Però un po' di più, rispetto a una box 3D almeno c'è del materiale di base. Per quello che è il mercato, secondo me è molto molto onesto il prezzo di questa box. Non è proprio economica, non è proprio però comunque dovete sempre contare, ragazzi, anche poi il lavoro che ci sta dietro. Bisogna sempre giudicare sulle cose, ok? Perché non è che è uguale per tutti, ovvio che non è che ogni box è fatta in un modo. Ci sono box che richiedono più o meno lavoro rispetto a un'altra. Questa si vede che è una box che richiede un minimo più di lavoro e un minimo più di attenzione, di proprio di tempo che ci vuole per farla in un certo modo, rispetto a delle classiche box 3D prese, stampate, buttate lì, magari qualcuno gli dà due finiture, ma anche lì fa due finiture, capirai. È buona, sì, ci mette dentro la mela, cioè, capito? Quindi per questo insieme di cose, a parer nostro, la cosa è positiva anche per quello che riguarda il prezzo. Quindi complimenti a ST Mod per questa box. Bello il fatto che abbiamo deciso di farne un modello e di continuare pian piano a migliorarla rimanendo su quella linea. Quindi da parte mia la box è promossa, assolutamente. Anche per me? E niente, cosa vuol dire? Abbiamo già detto tutto. Abbiamo già detto tutto. E quindi adesso cosa facciamo? Ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e mettete un bel mi piace al nostro video. Se siete su YouTube. Esatto. Mentre se siete su Facebook, mettete un bel mi piace sotto il video, un bel mi piace alla pagina Facebook Vapers for Passion e condividete i nostri video everywhere. Condividete, condividete, sharing, sharing, sharing. Io sono Kata. Io sono Miles. E alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Me. Vai, vai, chi è che faceva yoga in sott'acqua?